Achille Lauro è stato un personaggio estremamente controverso. Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo. La speculazione di Lauro è stata, secondo me, eccessivamente criminalizzata, almeno rispetto a quello che poi è successo dopo. Chi non gli voleva bene metteva in giro le storie che prima delle elezioni gli dava una scarpa e poi gli dava l'altra dopo. Ritengo che i partiti al governo abbiano voluto affossare con Lauro anche l'ultimo ideale monarchico. Aveva inventato il partito monarchico popolare. Dal punto di vista politico, uomo di grande spregiudicatezza. Guidava del tuo a tutti, a De Gasperi, al Papa, a chiunque. E la storia che oggi raccontiamo comincia con le ore drammatiche del transatlantico che porta il nome del proprietario della compagnia, Achille Lauro. Il comandante Lauro, un imprenditore spregiudicato, il più ricco armatore che l'Italia abbia avuto, proprietario di giornali, presidente del Napoli, sindaco plebiscitario della sua città, uomo politico acclamato e discusso, l'ultimo viceré di una città amata e tradita. In una sequenza d'archivio straordinaria come tante di questa serie, realizzata da Mariella Crocellà e da Paolo Festuccia, il comandante Lauro parla di sé in terza persona come un regnante o un capo di Stato. È quella monarchica, d'altra parte, è l'avventura politica più fortunata del comandante. Due volte sindaco, nel 1953 entra in Parlamento con 680.000 preferenze. Una valanga di voti, un successo quasi scontato per l'uomo che deturperà Napoli col cemento e la corruzione, mentre regalava alla sua gente qualche illusione e un breve sogno. Buonasera, la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo è stata sequestrata stasera davanti a Port Said in acque internazionali da un comando palestinese che chiede la liberazione dei connazionali detenuti in Israele e minaccia di uccidere tutti gli ostaggi. Tutte le notizie relative a movimenti militari sono false e destinate soltanto a creare confusione. Il ministro degli esteri Andreotti, appena ricevuta conferma della notizia, si è messo subito in contatto con il collega egiziano Meguid. Ci siamo scambiati le informazioni che abbiamo stabilito di avere altri contatti che adesso avremo. Achille Lauro fu, come si ricorda, un momento drammatico perché questo nucleo di palestinesi che aveva sequestrato la nave, portando in alto mare un numero di passeggeri enorme, tra cui grandissima parte erano stranieri. Il capitano ha detto che tutti a bordo stanno bene e che i dirottatori hanno rinchiuso i passeggeri nelle loro cabine. Invece poi questo Leon Kiehofer era stato ucciso. We are condemning all kind of terrorism against civilians, and especially this boat is an Italian boat which is very near, close to our people and to our cause. Avevamo pregato Arafat se ci poteva dare una mano, era stato un suggerimento che gli americani avevano fatto al nostro ambasciatore a Washington. Arafat aveva mandato questo suo Abu Abbas, questo che in quel momento era un mediatore a cui dovevamo essere anzi grati. I nostri magistrati incriminarono questi che erano stati i dirottatori, ma fu lasciato andare questo Obama, cioè in quel momento sembrava anzi un po' eretto, una specie di samaritano che era andato a dare una mano. Poi si vede invece che era un fierissimo mascalzone e che era stato probabilmente quello che aveva organizzato sotto banco. Credo veramente all'insaputa di Arafat.
Il sequestro dell'Achille Lauro scandisce la tappa finale di un percorso durato oltre mezzo secolo, che vede come protagonista il più importante armatore italiano, Achille Lauro, ma anche il fondatore della più grande flotta navale del Mediterraneo. Una storia esaltante, affascinante, ma anche dalle tinte foschissime che ha visto o comandante, così chiamavano e si lasciava chiamare Lauro, padrone della scena imprenditoriale e politica, sia napoletana che nazionale, per oltre 90 anni. Ma chi era Achille Lauro e come nasce a Napoli il fenomeno Lauro? Beh, lui era il comandante di nave, quindi era abituato, diciamo, ad avere un equipaggio, una truppa da comandare. Achille Lauro era un filibustiere, era un politico molto furbo, un imprenditore poi diventato politico. Uscivamo dalla guerra e erano passati 10 anni dalla guerra. E tutti facevano affari. Lauro era uno di coloro i quali sapevano fare gli affari. Achille Lauro aveva con gli affari un rapporto sanguigno e una capacità di realizzare cose che ad altri non venivano neanche in mente. Lui a Napoli era tutto, insomma, lo consideravano una sorta di santo protettore. Credo che dopo San Gennaro in quegli anni ci fosse lui. Uno che crede nelle sue forze, ma uno che soprattutto si batte per ottenerla, per ottenere i risultati che crede. Lauro era certamente un populista, era un populista illuminato. Ha utilizzato il suo rapporto con la città e con soprattutto le masse popolari, l'ha utilizzato in termini che non sono stati utili per la città, anzi negativi. È stato forse il più grande imprenditore del Mezzogiorno, almeno nel Novecento. È stato un uomo politico molto spregiudicato e un presidente del Napoli piuttosto bravo. Per molti decenni è stato un personaggio di primo piano nella storia della città e non soltanto della storia di Napoli. La sua voglia di accentrare tutto su di lui, di decidere da solo, di non accettare consigli, di trattare tutti gli altri come minus abets, credo che abbia fatto molto male a lui stesso. Lui dava del tuo a tutti, a De Gasperi, al Papa, a chiunque. E Achille Lauro nasce da una famiglia di Piano di Sorrento, dal nonno Gioachino, che quando era giovane aveva dei velieri che giravano il mondo e lui l'ha imbarcato sui velieri e papà si è fatta una grossa esperienza stando lì, ma facendo il marinaio, non è che faceva il figlio del padrone. Durante il primo conflitto mondiale, Achille Lauro è proprietario di 2 navi che gli vengono però requisite dal governo. Alla fine della guerra della flotta non gli rimane nulla. Ma Lauro non demorde, crede nel lavoro di armatore e rilancia con forza la sua attività. Lui unisce veramente l'abilità dell'imprenditore con la fantasia del napoletano. Lui stesso mi racconta una certa volta che nel 1924, non di più, lui ha avuto un'intuizione. Allora c'erano pochissimi telefoni e di notte c'era solo il telefono della posta. Lui andava ogni notte alla posta a telefonare verso le 3 di notte e telefonava a Londra, dove aveva un agente alla borsa di Londra. E sulla base delle informazioni sui noli marittimi, lui basava i suoi affari alle 8:30, lui a Napoli, in Italia, era l'unico a sapere come andava, com'era l'andamento dei noli. Così è cominciata la sua fortuna. E con un altro accorgimento, direi, che dà l'idea del... Lui si è chiesto, ma io mando una nave a Hong Kong per scaricare, per vendere una certa merce, ma perché non faccio contratti anche per la tratta di ritorno, in maniera che invece di fare un viaggio, praticamente come se ne facessi 4-5. Un'intuizione sulla quale il comandante costruisce la sua grande fortuna imprenditoriale. Come guadagnare il mio primo milione? Appunto viaggiando su queste navi e caricando, facendo dei viaggi dall'Australia al Cile, dal Cile all'Italia. Viaggi di grande portata, girando per Capo Horn, cioè in mezzo ai ghiacci, erano viaggi molto fortunosi. Tra la fine degli anni 20 e il 30, in piena epoca fascista, Achille Lauro è in grande ascesa.
acquista il Lloyd e la sua flotta arriverà a contare 21 navi. Al primogenito Gioacchino si aggiungeranno poi la figlia Laura ed Ercole. Sono momenti di splendore imprenditoriale. O comandante acquista tra Sorrento e Massa Lubrense Villa Angelina, uno straordinario angolo naturalistico capace quasi di toccare Capri. Adorava questo posto. Mi ricordo che quando le due navi passeggeri uscivano da Napoli, al porto di Napoli, per andare verso Suez, passavano e si accostavano qui e suonavano i tre fischi che era il saluto marinaro dovuto al capo dell'azienda. E papà si godeva il passaggio delle due navi, che erano belle. All'epoca non ho bevuto. Nel 33, Achille Lauro, nel pieno della sua attività, si iscrive al fascismo. È l'ultimo anno utile, perché dopo quella data verranno chiuse le iscrizioni. Ma quali erano i rapporti tra lui e Benito Mussolini? Politici? Di amicizia, di stima, di interessi commerciali o altro ancora. Di certo, 4 anni più tardi, Lauro fu costretto a pagare una multa di 1 milione per aver criticato in pubblico il ministro fascista Bonni. Papà è stato perseguitato dal fascismo e hanno premuto su di lui per farlo iscrivere al partito. Lui fino a un determinato punto ha resistito. E non si voleva scrivere, poi dopo si è iscritto al partito. Achille Lauro del fascismo aveva questo modo populistico di dialogare con la folla, questo sì. Non era affatto interessato, né contrario, assolutamente, non gliene fregava assolutamente niente, soltanto che naturalmente in quel momento era un interlocutore obbligatorio per Mussolini e sul piano proprio dell'impresa ed ebbe questo ruolo politico. È stato il rapporto di un imprenditore col sistema dominante, ma certamente senza nessuna carica ideologica di tipo particolare. Da quello che possiamo leggere da storiografi abbastanza oggettivi, non era per niente gradito al fascismo. Tant'è vero che quando nel 42-43 Lauro era proprietario di giornali napoletani, si attribuisce al Duce questa espressione: dategli i giornali, ma fate in modo che gli date un fucile però senza cartucce. Poi, dopo la guerra, addirittura ci fu un momento in cui sembrava che Lauro aderisse al Partito Comunista. Anche questo fa parte, diciamo, della biografia politica. Dal punto di vista politico, uomo di grande spregiudicatezza. Le potrei dire, ricordando una battuta di Angelo Musco quando Mussolini gli mandò lui che cosa pensasse il fascismo. Marinare sogno, disse lui. Cioè, marinaro stava quindi con il vento. Ma che lui abbia partecipato attivamente con cariche pubbliche e di partito nel Partito Nazionale Fascista, su questo voglio dire, nessuno può negarlo. Se sia fatto sia una leggenda o sia un fatto vero, ma che caratterizza però l'uomo. Mussolini lo chiama pochi giorni prima della dichiarazione della guerra e gli dice: Lauro, io so che voi avete, ci davano il lui, che voi avete degli affari con gli inglesi eccetera, voglio avvertirvi che stiamo per andare in guerra. E Achille Lauro risponde: eccellenza, Achille Lauro non tradisce gli amici. Imprenditore audace dunque, ma anche personaggio curioso. Capitano di navi, talvolta severissimo, altre generoso, volitivo, arrogante con i potenti, umile con gli umili. Ambasciatore Guariglia, del quale fra l'altro ed è così perché lo racconto lui, una volta andò a portare un messaggio del re a Lauro e andò in casa sua e disse: abbia pazienza, stai in terrazza a prendere il sole. Lui ebbe un po' di pazienza, poi non ne poté più e
salì in terrazza e lo trovò che prendeva il sole senza alcun uso di tessili, così, e lui rimase un po' a disagio, ma Lauro mi disse no, e disse beh, non avete mai visto uno come ha fatto Dio. Beh, una volta io l'ho ascoltato in uno di questi governi in cui lui doveva votare per il presidente Leone, e dice: perché cosa sono questi governi che si fanno e si disfanno come la tela di Penelope? E sono imparato, mi è scappata, no? E lui si guarda intorno perché aveva visto, controlla sul testo che aveva. Che cosa sono, onorevole Moro, questi governi che si fanno e si disfanno come la tela di Penelope? Detto stavolta più chiaro, scandito, perché beh, insomma, a quel punto anche il comandante avverte che qualche cosa non funzionava in questo testo che gli avevano preparato. E allora si gira, capisci, credo verso l'onorevole Sorrentino o comunque un suo compagno di partito, e dirige al microfono naturalmente aperto che sentiamo: ma chi cacchio è questo Penelope che mi avete messo qui? Andavo, faceva la sua villa a Sorrento, dove tra l'altro una volta incontrai uno che doveva mettere dei, mi pare che erano, stiamo parlando del 75, doveva mettere delle piante, e lui disse: io queste piante costano, questo fiore costano molto perché sono alte, e lui disse: no, compra le basse, tanto che fretta abbiamo. Pensa che teneva 90 anni, già, capito? Che affetto abbiamo? Intanto nel 38 dai cantieri di Trieste vengono costruite da Achille Lauro le motocisterne Fede e Lavoro. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la flotta, costituita da 57 navi, è adibita al trasporto di truppe e merci nel Mediterraneo. La fine delle ostilità consegna un paese distrutto, con un presente incerto e un futuro tutto da ricostruire. Sono ingenti i danni causati dai bombardamenti alla flotta Lauro. Delle 57 navi, ben 48 subiscono danni pesantissimi. Dal Duce, come parziale risarcimento, l'armatore napoletano aveva ottenuto la possibilità di acquisire il 50% della SEM, società che edita il quotidiano Il Mattino, che più tardi venderà, rimanendo in possesso solo di Il Roma. Lauro, attaccato dai quotidiani Il Giornale, Il Domani d'Italia e La Voce, come uomo ostile agli alleati, verrà arrestato con l'accusa di favoreggiamento al fascismo. Là fu una grossa delusione del papà, perché lui si aspettava che, siccome c'aveva molte amicizie in Inghilterra e i nostri agenti più importanti erano inglesi, e lui si credeva di essere portato in palma di mano, e ci fu tutta un'odissea lì, perché lui si fece prima 30 giorni di Poggio Reale, poi andò ad Aversa, a cambio di concentramento di Aversa, poi da Aversa a Padula, dove stette molto tempo, e da Padula andò a Terni. Dopo 22 mesi di campo di concentramento, Lauro torna libero. L'armatore napoletano dovrà ricominciare da capo ancora una volta. All'uscita di campo di concentramento, lui va a Livorno, dove c'erano gran parte delle sue navi, e si accorge che quasi tutte le sue navi sono affondate irreparabilmente, meno una che affiora. Allora lui, nell'entrare nel porto di Livorno, naturalmente il porto di Livorno, come ci insegna anche la squadra del Livorno, è un porto di comunisti, di gente rossa, appassionatissima, eccetera, e come lui arriva la CGIL proclama lo sciopero generale del porto. Lui entra e trova un solo marinaio che lo aiuta a sollevare questa nave, questa piccola nave che era, e su quella nave lui ricomincia a tessere la sua rete, conducendola personalmente, perché lui era comandante, era capitano del marittimo, facendo un traffico di frutta, di agrumi con la Sicilia, e così ricostruisce la sua fortuna. In pochi anni, o comandante rimette in piedi la flotta. Sono anni intensi. L'armatore di Piana di Sorrento fiuta il momento d'oro della ricostruzione e, attratto dalla politica, si avvicina prima al movimento di Giannini, dell'uomo qualunque, poi nel 48 appoggerà il partito monarchico di Covelli. Contro la partitocrazia che accentra nelle mani di pochi tutto il potere dello Stato, noi del Partito Democratico Italiano innalziamo dunque con rinnovata fiducia
la bandiera della libertà, dell'autentica democrazia, della effettiva giustizia sociale, val quanto dire la bandiera della nostra migliore tradizione liberale, risorgimentale ed unitaria. La città negli anni 50 usciva dalla seconda guerra, stava in una situazione di grande difficoltà anche da un punto di vista proprio economico, c'era una crisi anche ideale e morale, si stava ricostituendo il paese nel dualismo nord e sud, di nuovo il mezzogiorno si preparava a fornire e a facilitare il miracolo economico nazionale andando con le valigie di cartone al nord. Questo fatto aveva creato un tale stato di malessere e di disagio nei cittadini napoletani che poteva anche esplodere in termini contro lo Stato, contro il sistema dei partiti, contro la democrazia, poteva diventare una esplosione di ribellismo incontrollato. Nel 1952 Lauro tenta la scalata di Palazzo San Giacomo. Tra promesse e una forte dose di populismo alla guida del Partito Popolare Monarchico ottiene la maggioranza assoluta dei voti e diviene sindaco di Napoli. L'Italia votava repubblicana, Napoli votava monarchico. La monarchia a Napoli era molto sentita, la destra era una destra notabilare, molto importante, e naturalmente su questo i cosiddetti grandi partiti di massa, il Partito Comunista ma la stessa Democrazia Cristiana, ebbero difficoltà a consolidarsi. Ha aiutato a far entrare in campo masse popolari povere napoletane che erano fuori dal sistema politico, perché il sistema politico che usciva dalla guerra, un sistema rappresentato dalle forze liberal-democratiche, liberali, che avevano un riferimento soprattutto verso ceti intellettuali, dalle forze socialiste e comuniste, che avevano un riferimento soprattutto verso gli operai di fabbriche e alcuni quartieri popolari, dalla Democrazia Cristiana, le forze cattoliche, che non era ancora il partito interclassista e rappresentava una classe media che in quel periodo come classe media era una classe... Lauro ha rappresentato il popolo, uso una parola non in termine spregiativo, il popolino, la plebe, e è stato capace questa massa di portarla, insisto, utilizzarla, e qui sta il negativo, ma in termini positivi di portarla dentro un sistema che poi si è sviluppato in termini politici, il sistema dei partiti e così via. Ogni volta che ci sono le elezioni, sia rosso, sia verde, sia bianca, sia in tutti i colori, facciamo questo e facciamo quell'altro. Invece ci abbandonano tutte, siamo sempre una zona abbandonata. Non possiamo andare bene con questa gente che stanno. È venuto lei per crisi chiuso, tutto il popolo ha bisogno da mangiare e non può mangiare. Il ruolo di sindaco di Napoli lo esercitò con un fascino, con un attrattivo, poi naturalmente chi non gli voleva bene metteva in giro le storie che prima delle elezioni gli dava una scarpa e poi dava l'altra dopo, io non so se questo fosse vero. Come sindaco lui ha fatto il sindaco perché era Napoli, rappresentava Napoli e quindi gli è stato utile per la sua popolarità, per i suoi affari anche. Non ha speculato sul comune, ma sulla popolarità che gli ha dato il comune, sì. Lauro certamente è stato un populista. Lauro non era un organizzato, era lui, era un lupo solitario, quindi non aveva alle spalle un'organizzazione. Lauro faceva queste cose a volte curiose, ma a volte di grande ingegno, che magari colpivano la fantasia della gente. Thank you.
Napoli è una città che ha molto sentimento, i napoletani sono delle persone che hanno delle simpatie e naturalmente seguono queste direttive di simpatia, di sentimentali, e naturalmente questo porta che sono degli uomini che a Napoli possono attrarre e possono avere quindi una somma di voti preferenziali più che in qualunque altra città. Lauro aveva fatto tante cose per Napoli, ha fatto un villaggio capace di 1000 appartamenti, quindi delle simpatie, delle procurate anche attraverso opere che indubbiamente i napoletani hanno apprezzato. Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo, ma sa, chi esempio, tutte, nel mio campo le imprese di costruzione lavoravano moltissimo, è chiaro, si può parlare di speculazione, forse sì, però c'era gente che lavorava. Poi Lauro si aveva un vantaggio, lui teneva sempre la porta aperta, chiunque praticamente si presentava lui lo riceveva. Lui riceveva anche, non so, lo spazzino, il barista, lui parlava con tutti, non c'erano grandi problemi. Io cerco di favorire tutti quelli che è possibile, di dare degli impieghi. Se lei vede, la flotta Laure c'ha un'abbondanza di personale che un'altra le avrebbe mandati via. Io li ho tenuti, ho preso anche qualche altro. Non era un clientelismo necessario in una città piena di problemi, ma era qualcosa di più scientifico e anche diciamo non bella, perché si agiva sulla fame delle persone. E dal punto di vista, diciamo, manageriale, Lauro non era quel criminale che tutti dicono, era appunto un filibustiere, era un pirata, era uno che sapeva fare gli affari, ma insomma in questa città fece, e per me questo è importante. In questa città il problema è non fare, infatti tutti quelli che non fanno hanno grandi consensi. Anche Lauro ebbe grandi consensi, ma per un periodo piccolo, per 5 anni, tanto durò il laurismo, questo periodo che tanto ha segnato la storia di Napoli, in realtà è durato meno di 5 anni. Come sindaco qualcosa di buono in chiave di riassetto urbanistico delle piazze, per esempio Piazza Municipio deve in gran parte a lui, con un'operazione, l'abbattimento dei lecci contro cui noi gridammo come se fosse Buchenwald, in realtà lui creò un grande spettacolo, ecco, perché aveva il culto, aveva il genio dello spettacolo. C'è un aneddoto simpatico da poter raccontare, perché, e lui lo raccontava spesso, che si è chiamato l'assessore ai giardini e gli ha detto, dice: guarda, io non ho nessuna stima di te. Dice: semplicemente, se tu la vuoi guadagnare la stima del tuo sindaco, tu in una notte mi devi togliere tutti i vespasiani e tutti i lecci che ci sono, perché dobbiamo rifare Piazza Municipio. E difatti adesso è completamente cambiata ed è bellissima. Diciamo pure che il rapporto di Napoli con la sua città era di tipo plebiscitario o comandante. Nei quartieri soprattutto, ma non poveri, sì, anche poveri, ma insomma nei quartieri della Napoli verace, la Napoli per certi versi quella più autentica, San Gregorio Armeno, il Parco Napoli, eccetera, o comandante era quello che distribuiva la pasta. Quindi il suo, insomma, per certi versi, per quegli anni era la politica di scambio, affari, politica. Lauro consentiva il contrabbando delle sigarette, perché come è noto che il contrabbando delle sigarette dava a vivere a una quantità di persone, si è parlato perfino di un numero di un indotto che poteva implicare almeno 100.000 persone, non so se questo numero sia esatto, ma c'è una quantità di persone. E quando è scomparso poi il contrabbando delle sigarette, è comparso poi la droga, è comparso tante altre attività malavitose. Per la sua cultura, per la sua formazione, uomo che si era fatto da solo, aveva intercettato molto bene il sentimento popolare, i bisogni degli strati più popolari, però aveva saputo anche, diciamo con quella furbizia tipica dell'uomo che si è formato da solo, intercettare anche alcuni ambienti della buona borghesia. Borghesia imprenditoriale, borghesia che aveva bisogno di trasformare alcune parti della città in cantieri, e l'attività edilizia è stato certamente un supporto del suo successo anche come uomo politico.
è uno dei momenti storici più delicati, ma per certi versi anche più esaltanti, del capoluogo partenopeo. Lauro continua a fare il sindaco e, forte di un record di preferenze che ammonta a 280.000 voti, con il partito monarchico porta in Parlamento 40 deputati. Sono anni dai forti chiaroscuri, con la città che cambia aspetto. Nel bene e nel male, Lauro trasformerà Napoli e determinerà il suo assetto urbanistico futuro. È da questo periodo che poi, 10 anni più tardi, nel 63, trarrà ispirazione il regista Francesco Rosi per il celebre film Le mani sulla città. Il famoso film, bellissimo film, Le mani sulla città, di Francesco Rosi, è un atto di accusa largamente fondato su questa cricca, direi, che si era instaurata con un grande favore popolare. Attenzione, allora, invece di così di concepire un case popolari al posto dei famosi bassi, al posto di questi quartieri infernali in cui la plebe napoletana è rimasta quella del 600, ma non per colpa sua, per colpa della borghesia napoletana e per colpa di questa edilizia folle, insensata, e di un addensamento pervano di tipo asiatico, direi, per intenderci, con condizioni di servizio, condizioni economiche di tipo africano, insomma, questa è la verità, purtroppo continua ad essere in parte così. Ci fu questo massacro urbano contro il quale invano le forze di sinistra, e allora i sindacalisti, eccetera, tentarono di opporsi. Furono create dei nuovi bellissimi quartieri residenziali in collina, tra Posillipo, via Petrarca, eccetera, strade e case stupende, ma per grandi, per ricchi, per miliardari, insomma, non per la gente del popolo. E quindi, creandosi situazioni insopportabili di vita per la grande quantità del popolo napoletano, per la maggioranza del popolo napoletano. Napoli aveva subito più di 130 bombardamenti, perché? Per la sua posizione strategica nel Mediterraneo. Quindi prendere Napoli era come cambiare più velocemente le sorti del secondo conflitto mondiale, almeno qui in Italia. Quindi la città era uscita in condizioni di devastazione totale. E questo Lauro lo capì, tant'è vero che avviò tra le prime opere, diciamo, di bonifica la ristrutturazione del rione Carità, che però doveva diventare la City. E invece di diventare la City londinese è diventato un ammasso di edifici che hanno creato sotto forme diverse nuova invivibilità. Ci sono dei campi dove giocare? No. Giochiamo in mezzo alla strada. In quanti siete? 10 figli, 12 persone. In quante stanze? 2 stanze. Purtroppo è capitata una casa che è molto umida, c'ho 3 bambini che stanno sempre poco bene. Non è che lui abbia speculato personalmente, perché non ne aveva bisogno, però ha tenuto mano ad una società di amici, eccetera, che hanno, diciamo che hanno sbagliato completamente la speculazione edilizia. Lui ha avviato la speculazione edilizia, ma dopo altri governi e altri sistemi hanno addirittura industrializzato lo sfruttamento dei suoli, perché di lui si dice che concedeva singole licenze edilizie. Andava uno che gli prospettava un problema, lui non sapeva che cosa fare, però diceva: boh, qua sta una licenza edilizia, vedi tu che cosa ne puoi fare. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. Nei suoi anni ha costruito, ha autorizzato la costruzione senza nessuna regola di 1.800.000 metri cubi di edificato senza servizi, senza alcuna regola.
Dopo Lauro c'è stato il commissario Correra, ci sono stati i governi che sono andati avanti, i governi a direzione democristiana. Lauro 1.900.000, Correra e l'altro 10.800.000 metri cubi fatti con le grandi varianti del Drizzani al Corso Vittorio Emanuele, dell'Arenella, anche quelli senza alcun servizio, senza parcheggi e così via. Ottieri era assessore nelle giunte Lauro. Fin quando fu assessore di Lauro non costruì praticamente nulla. Quando Lauro cadde, arrivarono i commissari voluti dal governo democristiano, allora Ottieri si scatenò. Cioè il film di Rose che fa è del 1963. Racconta episodi che tutti coloro i quali videro il film attribuirono legittimamente, perché così la pellicola autorizzava a fare, a Lauro, che era di 10 anni prima. Il risultato fu che tutti d'accordo nel dare a Lauro la colpa della grande speculazione su Napoli, in realtà la grande speculazione avveniva in quegli anni là, nel 63. La Democrazia Cristiana, particolare molto curioso, applaudì a quel film. Se, per lei era un capolavoro, ma si capisce perché? Perché c'era un inferno da scontare, lo scontava Lauro, in realtà lo doveva scontare la Democrazia Cristiana. Le mani sulla città è un film, quando è vero questo film Le mani sulla città e quando è propaganda, quando è speculazione, cioè, Lauro è frutto di un tempo, ma anche Francesco Rosi è figlia del tempo successivo. Eravamo a 10 anni dalla guerra, cioè questa Napoli era la Napoli macerie. Se si parla di speculazione allora, quando c'era una fame di case, di 500.000 vani, Napoli aveva bisogno di 500.000 vani, cioè era una città distrutta, è una speculazione, come dire, comprensibile in quel periodo, non oggi, oggi è odioso solamente vedere costruire un solo palazzo abusivo. Questa è Stelle Napoli. Ed il suo grande papà. Grazie, dottor. Maestro, buona volontà. Grazie. Abbiamo voluto finire con le stelle di Napoli perché sono le stelle che noi italiani vorremmo sempre che brillassero su Napoli. Che brillano. Viva Lauro! Toto. Perfino Totò dette il suo appoggio a Lauro, il quale sosteneva il proprio candidato Leoni. O comandante è al massimo del suo splendore. Dopo la morte della moglie Angelina, sposerà la giovane Miss Eliana Merolla. E ora sono passato a seconda nozze. Ho preso una ragazza, la giovane, donna, molto giovane, molto bella, almeno a parer mio era molto bella, la quale, quando ha conosciuto me, era fidanzata. E l'ho incontrata la sera sotto il postone qua. Perché veniva a chiedere aiuto, perché c'era stato un concorso di bellezza che poi faceva in Roma, questo concorso di bellezza che doveva preparare delle donne che potevano diventare delle attrici, e siccome lei pensava di voler fare un'attrice, come ha fatto un film che fu pagato da me, e la trovai qua sotto. L'incontro fu fatale per lei. Soldi, potere, informazione locale con il giornale Roma, tutto nelle sue mani. L'ascesa dell'armatore napoletano sembra inarrestabile. Quindi è la volta del calcio. Lauro si impadronisce del Napoli e acquista il celebre Jepson. La città è in estasi, popolo e tifosi sono con lui. Tutti i primati battuti nella campagna acquisti del 52. Per il centravanti svedese Jepson sono stati spesi 105 milioni. Con lui, con l'ala destra Vitali e con l'ala sinistra Pesaola, Lauro ha voluto formare un attacco atomico.
Sì, acquistò Jobson, però io se non ricordo quell'anno il campionato come andò, non credo benissimo, acquistò Jobson, lo mise vicino a Vinicio, ma non ha avuto mai dei grandissimi successi di classifica. Era conseguente, era quasi un fatto naturale diventare presidente del Napoli per uno che era populista, perché si è sempre detto che il Napoli è del popolo, quindi praticamente lui è il capopopolo che dirige il Napoli. In una partita del Napoli l'entusiasmo che c'era attorno a Achille Lauro era molto di più di quello che c'era nei confronti dei giocatori. Beh, la presidenza del club negli anni 50, come oggi, come tra 20 anni, è una grande leva di promozione sociale e politica, perché non è soltanto il biglietto di favore, la tessera di favore, il posto di favore, è la grande popolarità. Finché va bene. Ma al massimo dello splendore qualcosa nel laurismo comincia a non girare nel verso giusto. Lauro, che a livello locale era in forte competizione con la DC di Silvio Gava, tende ad avvicinarsi ad Alcide De Gasperi. L'intreccio con la politica, se da un lato ha rappresentato anche una parte delle fortune dell'armatore, dall'altro ne determinerà anche gli insuccessi. La Democrazia Cristiana non era in grado di governare direttamente in prima persona questa città e si è servita, io la dico in termini un po' brutali, si è servita di un capopopolo demagogo e con collegamenti reali come Lauro per sottrarre l'elettorato alla sinistra, un elettorato tutto sommato popolare, e per impedire che questo elettorato tracimasse contro lo Stato nazionale e i governi nazionali. Nessuna speranza per la navicella amministrativa napoletana. È stata centrata in pieno da un decreto presidenziale. Gravi le accuse, peculato e abuso di potere. Ghiotto argomento di discussioni per la teatrale eloquenza napoletana. I fedelissimi del comandante giurano aspra vendetta elettorale. Tutto però si riduce a roventi frasi. La città resta calma. Lauro vorrebbe parlare al popolo. Per motivi di ordine pubblico il comizio viene vietato. L'infaticabile armatore tiene il suo discorso a Maddaloni. Fulmine azione, da Maddaloni Lauro si porta sul campo del Napoli. Altra amarezza. La squadra Orgoglio Cittadino non supera la modesta Atalanta. Ad un certo punto però la Democrazia Cristiana ebbe la sensazione che il fenomeno della destra monarchica, della destra fascista meridionale fosse assorbito. Fosse assorbito, sì, per merito del miracolo italiano, per merito di queste riforme, per merito dell'azione dei partiti popolari e dei sindacati. In questo quadro riformistico finalmente fu possibile annientare il potere politico di Lauro mandandogli semplicemente un'ispezione ministeriale della quale risultarono o fecero risultare disordini nell'amministrazione municipale. E così, per questioni amministrative, di bilancio, l'allora ministro Tambroni pronuncia in Parlamento l'8 dicembre del 57 un duro atto di accusa nei confronti della gestione Lauro. Sembra l'epilogo, per certi versi, di una storia irripetibile. Solo 2 mesi più tardi il presidente Grunchi, nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, firmerà lo scioglimento dell'amministrazione comunale. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio, il 13 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Napoli e nominato nella persona del prefetto dottor Alfredo Correra un commissario straordinario che ha ricevuto le consegne dal sindaco avvocato Nicola Sansanelli. In politica tutto ciò che è clamoroso non esiste. Un potere personale senza un partito e senza un gruppo dirigente alle spalle, quando è durato 6, 7 anni, 8 anni, come si suol dire, grasso che cola. Lauro non cede e gli anni 60-70 lo vedono ancora in sella. Non è più sindaco della città, ma siede nell'emiciclo parlamentare, prima con i monarchici, poi con il Movimento Sociale Destra Nazionale. E così, per dare forza alle sue ragioni politiche, Lauro con Andrea Torino nel 1976 fonda Canale 21, quella che pomposamente viene definita dai due editori la prima emittente libera d'Europa.
sono gli anni in cui il figlio Ercole avvia i contatti con Indro Montanelli per la fusione tra Il Giornale e Il Roma. Io feci un accordo con Montanelli. L'accordo con Montanelli costituiva che si faceva una fusione delle due testate e Montanelli fermava Il Giornale suo fino a Roma e da Roma esclusa, ma da Roma in giù andavamo noi col nuovo giornale. Io mi presentai Montanelli e loro erano d'accordo su tutto, più o meno, sì, erano d'accordo su tutto. Io felice e contento, all'ultimo momento c'era la questione Almirante. La questione Almirante era che Montanelli diceva che papà doveva firmare prima che lui andasse da Almirante, e invece papà diceva no, tu vai prima da Almirante, io dopo firmo. Io su questo piano c'ho un ricordo personale. Nel 1979 c'è la crisi del Roma. Un giorno Achille Lauro dice solennemente nel silenzio generale: sono arrivato alla determinazione di dover chiudere il Roma. Naturalmente silenzio di ghiaccio. A un certo punto io sono di fronte a lui nella sala con il grande mappamondo a fianco, gli metto la mia mano sulla sua e dico: comandante, ma come, lei che ha scritto tante pagine belle per la storia di Napoli ne vuole scrivere oggi una così brutta? Nel silenzio generale si sente la voce di Achille Lauro che dice: guagliù, e tu mi piace, perché non vieni a dirigere il Roma? Ma gli anni Ottanta sono segnati dalle difficoltà imprenditoriali di Lauro. Con la crisi del Roma si apre la fase più difficile della storia dell'armatore, che culminerà con il fallimento della flotta. Ma perché crolla l'impero Lauro? Il comandante Lauro amministrava questa flotta in una maniera incredibile, perché ogni nave era una società. Però tutte le società, tutte le perdite e tutti i guadagni di questa società confluivano in un conto personale Achille Lauro. Questo aveva creato una difficoltà di fare i conti, di fare i bilanci, che ci ha presi tutti. Perché lui segnava le spese, le entrate e le uscite sul quadernetto nero appuntato a mano. Ora una flotta del genere, la più grande del Mediterraneo, non può funzionare così. Lauro fu un grande imprenditore perché colse il momento dell'espansione del trasporto merci utilizzando navi dismesse dalla marina militare, le cosiddette carrette del mare. Quando però si incominciò a dover confrontare con le grandi compagnie armatoriali, quando cioè l'Europa e l'Italia avevano superato i primi anni 50, cominciò a entrare in difficoltà e la sua decadenza fu poi progressiva negli anni 60. Con la chiusura dello stretto di Suez, le sue grandi petroliere circumnavigavano l'Africa, passando per Gibilterra, per arrivare a Napoli, per arrivare in Europa, e dall'altro lato è stato vittima poi della riapertura del canale, che gli ha fatto portare alla rottamazione queste grandi navi e che hanno poi portato la flotta a un lento ma progressivo fallimento. Con le prime difficoltà economiche si è scontrato con la voglia delle banche di non aiutarlo. Non si è mai capito se è stato un fatto politico o se invece le banche veramente in quel momento hanno pensato di non poter più contare su Achille Lauro, grosso armatore, e quindi di non rientrare dei loro soldi. Ritengo che i partiti al governo abbiano voluto affossare con Lauro anche l'ultimo ideale monarchico che ancora aleggiava in una certa parte dell'elettorato, che faceva gola sicuramente al centrismo affamato di voti di destra. La politica, in questa mancanza di volontà di salvare la flotta Lauro, ha pesato moltissimo, perché poi la flotta, e non si capisce perché poi la flotta Lauro era un bene per il paese, perché oltre i 2.000 dipendenti c'era un indotto enorme, perché lavorava tanta gente intorno a questa flotta. Qui c'è forse sempre anche un po' un certo tipo di nord e sud, il mondo economico italiano, insomma, in fondo non riconosceva Lauro, lo riconosceva, forse uno lo considerano pittoresco, forse. Lauro è crollato, ma devo dire che è crollato con grande dignità, fino alla fine, quando
doveva, si sapeva che falliva e che quindi la sua roba sarebbe andata all'asta, non ha voluto che si toccasse niente da casa sua. Ha detto: questa roba sta a casa mia e finché io sto qui, magari me la possono portare via come fallimento, ma io non la lascio stare, non la nascondo, non la porto via, cosa che fanno tutta la gente che invece sta per fallire. Io ho capito che non c'era più niente da fare quando il primo commissario nominato dal ministro dell'industria venne all'ufficio, io l'ho aspettato, l'ho salutato e me ne sono andato. Il 15 novembre del 1982, a 93 anni, muore Achille Lauro. È un momento drammatico per la famiglia, ma anche per la flotta. Napoli si stringe intorno al suo eroe. Insieme con i familiari, i figli, la moglie, la piccola Tania, la bambina vietnamita adottata qualche anno addietro, c'erano i ricchi e potenti amici di famiglia, ma anche tanti semplici cittadini. Il comune di Napoli, che aveva inviato il gonfalone della città, era rappresentato dal sindaco Maurizio Valenzi, contestato dagli ultimi fedelissimi, quelli che, issando qualche bandiera con lo stemma sabaudo, vedevano ancora in Lauro l'ultimo viceré. Lauro ha vissuto un'epoca difficile e travagliata, dalla guerra, dal fascismo, dal post-fascismo, e mutuando un'espressione di Manzoni, potremmo dire che lui è stato due volte nella polvere, con la prigionia, l'incarceramento e la discriminazione dopo il fascismo e alla caduta del fascismo e con il fallimento della flotta, ma anche due volte sull'altare, quando è stato il leader della più grande compagnia di navigazione italiana e soprattutto quando è stato sindaco di Napoli. Napoli, i napoletani lo adoravano, per lui era un dio, tutti, ma le persone per la strada, quando lui passava, gli baciavano la mano, si inginocchiavano, c'erano scene incredibili, veramente ridicole proprio. Una cosa che mi meraviglia, io sono andato a vedere adesso fra gli elenchi delle strade di Napoli, non c'è una strada dedicata a Lauro, le varie amministrazioni non hanno mai pensato di dedicargli una strada, ce n'è una, che l'ho trovato nello stradario, a Lauro, che sta a Barra, ma è una strada di 10 metri. Oggi di quelle navi, di quelle storie, di quegli aneddoti, di quell'epoca così difficile e travagliata, restano solo ricordi e montagne di carte bollate in tribunale. Dalla morte di Lauro sono trascorsi 23 anni. A testimoniare le vicende c'è solo il figlio Ercole, pochi altri che lo hanno conosciuto e tantissimi che lo hanno criticato, ma anche rivalutato.